Ottava edizione del Certamen Muticense, un'esperienza che va sempre più ingrandendosi. Sentiamo il parere del preside Sergio Carrullo. Ma intanto è un'esperienza importante perché ci mette in contatto con delle persone eccezionali, dei docenti di fama internazionale, quali la professoressa Eva Cantarella, il professore Formisano, il professore Craig e anche Craig Williams, e poi anche con Roberto Vecchioni che sarà con noi. Ma a parte questo è importante, diciamo così, l'esperienza che fanno i ragazzi che vengono da tutta Italia. Quest'anno abbiamo ben 23 scuole partecipanti, vengono da Milano, da Roma, da Campobasso, dalla Puglia, oltre che chiaramente dalla Sicilia. E voglio ringraziare il professore Michele Blandino, il mio fiduciario del liceo classico, che è il Deus Ex Machina, è colui che, diciamo, realmente organizza in toto tutta la manifestazione. Professoressa Eva Cantarella, lei viene da Milano e partecipa a questa iniziativa come docente, ma due domande. La prima volta che viene a Modica, e che cosa ne pensa di questa manifestazione? Sono impressionata di Modica, assolutamente, sono entusiasta di questa esperienza, è molto importante per noi che veniamo, sono ammiratissima perché entriamo in contatto con una realtà, quella di Modica, che sia a livello cittadino, politico, cittadino, e a livello appunto culturale, la scuola, i colleghi e gli studenti, è veramente straordinaria. E questa esperienza ogni anno cresce, diventa ogni anno più bella e più interessante, i temi sono importanti perché sono temi tra l'altro che hanno sempre un risvolto attuale, perché questa è una delle cose importanti poi per... È uno dei modi, tra l'altro uno dei tanti modi per far entrare gli studenti più facilmente in un clima di questo genere. Quindi è veramente, ecco, una grande cosa che cresce ogni anno. Sono veramente felice e onorata di partecipare. E come si suol dire, lupus in fabula, perché troviamo dei ragazzi partecipanti che sono appena arrivati, loro vengono da Catania, sentiamo la testimonianza di uno di questi partecipanti. Emilio, voi venite da Catania, abbiamo detto, ma che cosa rappresentate un po' tutti i vostri colleghi che arrivano da tutta Italia, che cosa significa questa esperienza per voi? Ok, allora noi veniamo dal liceo ospedaliere e questo per noi è un modo per dare comunque un senso ai nostri studi, perché frequentiamo un liceo classico, il liceo ospedaliere di Catania appunto, e questo è un modo proprio per testimoniare che i nostri studi, a partire dal ginnasio con la grammatica fino ad arrivare appunto al triennio con la letteratura greca e latina, e in particolare nel nostro caso la letteratura latina dell'ultimo anno di età imperiale, hanno avuto effettivamente un senso nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di formulare un pensiero di senso compiuto. Ma davvero il latino riesce a cambiare la vita? Ma questo non lo so, però sicuramente sia saper tradurre sia saper apprezzare la letteratura latina sono entrambe cose molto importanti nella vita in generale.